Oggi l'allegra squadra di Comò ha fatto rotta verso il nord della Puglia e si è inerpicata sul monte più alto del Gargano, il Monte Calvo, ma si è fermata a metà strada. Sui pendio del monte, infatti, sorge San Giovanni Rotondo. Io sono con il sindaco della città. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Alle nostre spalle la chiesa che dà il nome alla città. Certo. Ci troviamo di fronte, alle spalle per la verità, della chiesa della Rotonda, che è un antico tempio pagano trasformato poi nel 640 in una chiesa dedicata a San Giovanni Battista, perché c'era un battistero, e da cui prende il nome questa città. San Giovanni come il Battista e la Rotonda perché il tempio è a forma circolare. Vieni Carla, adesso ti mostro a fianco la chiesa del Battistero che abbiamo detto prima, un altro gioiello di San Giovanni Rotondo. Ma che bella, come ha detto che si chiama? È la chiesa di Sant'Onofrio Anacoreta, sorta grosso modo diciamo nel 1231, dalla data che possiamo rinvenire sul rosone, e come potete vedere è una chiesa di stile romanico con un rosone non soltanto grande ma armonioso. Al di sotto del rosone troviamo la raffigurazione appunto di Sant'Onofrio Anacoreta. Adesso possiamo anche visitarla all'interno. Alle mie spalle c'è l'ingresso originario della chiesa di Sant'Onofrio a forma di arco, con degli affreschi risalenti al 1500 che raffigurano San Nicola. Di pregio in questa chiesa troviamo anche un crocifisso risalente al 1600. Ora ci troviamo all'interno della chiesa di San Giovanni Battista, detta della Rotonda, come abbiamo visto già all'inizio della puntata, e come potete vedere siamo circondati dagli affreschi che risalgono al 1200 e poi strato su strato si sono succeduti nel corso dei secoli. Come potete notare, la finestra che sta sopra l'ingresso non è in asse, non è perpendicolare all'ingresso. Questo perché serviva a dare l'orario per le messe attraverso i raggi del sole. Sta iniziando a piovere, dobbiamo fare in fretta. Facciamo in fretta, ci troviamo nel posto giusto, all'Ulario dell'Ubuco, lo slargo del Buco. Entriamo nel centro storico attraverso questo caratteristico passaggio. Di là. Andiamo, sì, andiamo. Ci ha aperto la città, il centro storico. Sì, certo, ci troviamo nel centro storico di una città che nasce 925 anni fa e qui ha visto il primo sviluppo che poi ha portato alla grandezza e alla nascita della città di San Giovanni Rotondo che oggi conosciamo. Sindaco, simpaticissima questa cosa di dare i nomi delle strade in dialetto. Sì, certo, è una caratteristica nostra particolare. Diamo il nome della strada, quello ufficiale, e poi la classifichiamo anche come intesa tra di noi tradizionalmente. Qui ci troviamo, per esempio, in Vicolo Sant'Orsola, ma è denominata dal punto di vista nostro, proprio paesano, l'Ulariet Stattattind, cioè lo slargo di chi
abitava qui una famiglia il cui nomignolo significa stai attento, e quindi noi ci identifichiamo con la nostra cultura anche attraverso la denominazione delle strade. Adesso ci troviamo di fronte alla chiesa di Sant'Orsola, chiesa risalente al 1500, nota anche dalle nostre parti come la chiesa dei morti. Adesso la visiteremo all'interno e potremo ammirare anche qui la grande bellezza di questa chiesa. Troviamo all'interno della chiesa di Sant'Orsola, una chiesa che nasce per la volontà, per la generosità della famiglia Verna, il cui palazzo è qua vicino. Don Giovanni Verna nel 1595 inizia la costruzione di questa chiesa, che nasce come una chiesa barocca, anche se nel tempo ha subito vari rimaneggiamenti e quindi varie epoche che hanno portato all'attuale situazione. Ci troviamo in piazza Padre Pio, ai piedi del monumento, della statua dedicata a Padre Pio da parte del noto scultore Pericle Fazzini. La statua è stata inaugurata nel 1987, precisamente il 28 luglio, che ci ricorda la data del primo arrivo a San Giovanni Rotondo di San Pio. Ci troviamo alle spalle la chiesa madre e nella questa piazza, che è appunto piazza Padre Pio, è stata progettata dall'architetto Abruzzini. Beh, Sindaco, devo dire che questa passeggiata con lei è stata molto interessante. Io sono di Lucera eppure San Giovanni Rotondo non lo conoscevo così bene. Quali sono le tradizioni della città? Dipende da che punto di vista. Le tradizioni vanno dalla cucina, vanno dalle feste popolari, vanno dalle attività che questa città riesce a mettere in campo tradizionalmente, appunto. Dal punto di vista culinario, adesso siamo in inverno, possiamo parlare dei dolci tradizionali tipici, dai carangi, come li chiamiamo noi, con il miele, con le mandorle, abbiamo le cosiddette pizze fritte, che dalle altre parti chiamano pettole, ma da noi sono le pizze fritte, come pure i cosiddetti cavicioni, che sono dei bocconcini ripieni di crema fatta con ceci e cannella e che sono squisiti in questo periodo. Ma poi tutto il periodo primaverile, estivo, ha il proprio cibo particolare. Vorrei ricordare a nome di tutti quanti il cosiddetto pancotto, fatto con il pane raffermo, le patate e le verdure di campo dei nostri campi. Vorrei ricordare anche che siamo in un territorio in pieno Parco Nazionale del Gargano, in cui possiamo ammirare non soltanto le bellezze opere dell'uomo, come abbiamo visto, ma anche le bellezze della natura, attraverso una sentieristica che permette di fare il cosiddetto turismo esperienziale. Ma invece, tornando a San Giovanni Rotondo, qual è la festa patronale? Beh, qui abbiamo delle novità evidentemente, perché ne abbiamo due di feste patronali: il 24 giugno, che ricorda San Giovanni Battista, e l'8, il 9 e il 10 dicembre Santa Maria delle Grazie, a cui si aggiunge la festa di San Pio il 22 di settembre, la notte della veglia. Perché vorrei ricordare, all'inizio abbiamo detto che questa non è soltanto la città di San Pio, ma è la città di San Pio. Ecco, sbaglio o questa è la piazza dove si affacciava Padre Pio? Sì, Carla, ci troviamo nella cosiddetta zona internazionale, piazza Santa Maria delle Grazie, e alle nostre spalle troviamo la chiesetta piccola,
quella da cui Padre Pio si affacciava e benediceva il popolo, a fianco la chiesa che è stata costruita poi negli anni successivi per ospitare i tanti fedeli, e alla nostra destra, poi più sotto, troviamo la grande chiesa di San Pio progettata da Renzo Piano. Carla, poi ti volevo anche raccontare brevemente, per quello che posso fare in questi minuti, del nostro ospedale, Casa Sollievo della Sofferenza, inaugurato nel maggio del 1956, che ha rappresentato e rappresenterà un'eccellenza per la sanità, non soltanto della nostra città, ma credo a livello nazionale, con i suoi tanti reparti, e fa un servizio essenziale per la nostra comunità. Ringrazio i benefattori di ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la provvidenza, aiutata da voi, ha creato, ve la presento. Ammiratela e benedite insieme a me il Signore Dio. Questo è un altro punto di riferimento per tutta la nostra città. Ha un poliambulatorio un poco più avanti, c'è anche di grandi dimensioni, e un centro di ricerca per le cellule staminali. Come dire, siamo nella tradizione, nel passato, ma proiettati nel futuro. Sicuramente San Pio emana una grande luce su questa città. Certo, Carla, tanto è vero che non è un caso che gli ultimi tre papi abbiano fatto visita proprio in questi luoghi alla nostra città, ci hanno onorato della loro presenza. E questo piazzale è enorme. Il sagrato è enorme perché qui confluiscono migliaia di persone per visitare i luoghi di San Pio. Questo periodo purtroppo ce li ha portati via. Ecco, speriamo che ritornino al più presto, che questo periodo brutto, questa pandemia, passi per ritornare a riabbracciarci. Vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo, una città da vivere tutto l'anno. Seduto. Ti devi sedere. Seduto. Ehi. Vabbè, pubblicità. È così seduto. Going to find a corner where the big boys play.